Pronti via? Allora, buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo appuntamento di Urbanistica Duale, il ciclo di seminari che l'Istituto Nazionale di Urbanistica, in occasione del suo 90° anniversario dalla fondazione, sta organizzando. Questa è una delle tante che abbiamo organizzato e che è incentrata in maniera particolare su due figure che hanno tracciato un solco molto profondo nella storia dell'Istituto e conseguentemente anche nella storia urbanistica e nelle pratiche urbanistiche di questo paese. Tratteremo e analizzeremo due figure, Luigi Piccinato e Giovanni Astengo. Sono con noi alcuni colleghi che hanno anche avuto la fortuna di incrociarli o di formarsi con loro. Se è con noi il professor Attilio Belli, emerito dell'Università degli Studi Federico II di Napoli, e con noi anche il professor Bruno Dolcetta, ordinario di urbanistica dell'Università IUAV di Venezia. Entrambi hanno studiato con loro due, quindi saranno una testimonianza diretta. E poi dei discussant, dopo la presentazione che faranno loro di un percorso di lettura che si fonda sostanzialmente anche sulla presenza di studi che loro hanno condotto anche recentemente. Il professor Belli ha fatto un volume che uscirà in questo anno per i tipi della Carocci, è scritto insieme a Gemma Belli, il titolo è Luigi Piccinato, Urbanistica e Modernizzazione nel Novecento Italiano, mentre il professor Bruno Dolcetta ha scritto un libro, ha curato un libro che è già uscito da qualche tempo per i tipi dello IUAV. Il titolo è Giovanni Astengo, urbanista, piani, progetti, opera, che è quasi un registro completo. Sono con noi anche tre colleghi più giovani, il professor Leonardo Ciacci dell'Università IUAV di Venezia, il professor Giulio Ernesti, anche lui dell'Università IUAV di Venezia, e la professoressa Chiara Marlini del Politecnico di Milano, che anche loro hanno contribuito non poco a studiare e a far conoscere queste due figure. Condivido uno schermo. Un attimo. E spero che mi vedete, perché io adesso non vi vedo più.
Allora, Luigi Piccinato, Legnago 1899, Roma 1983, è stato uno dei più longevi dirigenti dell'Istituto Nazionale di Urbanistica. Addirittura è entrato nell'istituto prima ancora che questo avesse uno statuto nel 1934. L'istituto è nato nel 1930. E è rimasto praticamente sempre nell'istituto, eccetto un brevissimo periodo che va da 72 a 77, e vi è rimasto fino al 1981, quindi un periodo lunghissimo, 42 anni di vari dirigenti, fra cui anche in alcune posizioni rilevanti, per esempio come vicepresidente, è stato vicepresidente per 15 anni, il più lungo e il più longevo vicepresidente dell'istituto, ed è stato quello che probabilmente ha avuto un ruolo più efficace nelle politiche, nel posizionamento delle politiche dell'istituto. Ed è un professore che ancora ora viene studiato, e ancora ora alcuni suoi documenti tendono ad essere presenti anche nel mercato editoriale. Mi va di pensare, per esempio, al manuale dell'architetto del 1946, dove lui ha curato una sezione, la sezione di tecnica urbanistica, e il manuale, seppur come in copia fotostatica, è ancora in vendita e si trova nelle librerie. L'altro personaggio rilevante che si dichiarava figlio culturale di Piccinato, lo considerava un suo maestro, Giovanni Astengo, più giovane di lui perché è del 1915, quindi 16 anni più giovane, ed è andato via in un pomeriggio caldissimo a San Giovanni in Persiceto nel 1990, venendo da Firenze. E anche lui è stato uno dei dirigenti particolarmente prolifici all'interno dell'INU, ma anche perché è stato quello che ha fondato su basi democratiche la rivista dell'INU, quella che attualmente conosciamo, la terza serie della rivista, che ritorna ad avere una numerazione storica al numero 1, 1,49, e la mantiene fino al 1977. Ne è stato prima caporedattore e poi nel 1953 anche il direttore fino al 1977 col numero 667. La sua, come dire, forza e il suo solco all'interno dell'istituto sono non solo legati al lavoro che ha fatto, ma anche soprattutto alla proposta sulla simbologia nei primi tre numeri della rivista urbanistica del 49, nel volume del 52 dal Ministero dei lavori pubblici sui piani territoriali, ma più che altro ha legato la sua attività dell'istituto anche alla fondazione del corso di laurea in urbanistica nel 1970, che è uno dei suoi lasciti più rilevanti. I due personaggi si sono incontrati, hanno anche per un periodo lavorato insieme all'interno dell'INU, quando nel 1952 il presidente Adriano Olivetti, segretario Bruno Zevi, tesoriere era Piccinato, e anche precedentemente, ve lo faccio vedere qui dentro, quando il tesoriere era vicepresidente, Luigi Piccinato. Questa è un po' la storia di questi due personaggi all'interno dell'INU. Io ora chiederei a professor Belli di prendere la parola e di parlare di Luigi Piccinato. Diamo un tempo di circa 20 minuti, a cui seguirà poi subito dopo la riflessione del professor Bruno Caprielli. Quindi a te la parola, Attilio, e io terrò il tempo. Grazie. Cari amici, E devi non mettere il volume, l'audio. si sente? Si sente? Chiedo alla regia di attivare l'audio. Si sente? Io sì. Sentite? Deve essere attivato dallo schermo del computer. Gemma? Ah. Io ti sento. Guarda che io ti sento benissimo.
Io non sento. L'audio è attivo. È attivo, mi sentite? Sì. Ok. Sentite? Posso partire? Okay. Sì, può andare, professore. Oh, vabbè. Allora, devo fare una premessa. Io mi ero occupato di Luigi Piccinato in raccordo alla figura di Giovannoni una ventina di anni fa. Poi, nei 20 anni successivi, onestamente io di urbanistica non me ne sono quasi più interessato. Ho passato 20 anni a studiare Henri Lefebvre. Voglio dire, ho ricostruito, credo, voglio dire, con una certa decenza, un percorso del rapporto fra l'elaborazione di Henri Lefebvre e la ricezione in Italia. Un anno e 3 mesi fa, Patrizia Gabellini gentilmente mi ha proposto di scrivere un saggio su Luigi Piccinato. Devo dire la verità, non ho potuto rifiutare, ma ho passato 14 mesi tremendi, perché mettere le mani sulla produzione di un personaggio di una energia inarrestabile, che ha redatto 230 piani, 150 particolareggiati, che ha raccolto i suoi scritti in pubblicazioni che lui poi generosamente ha distribuito tra le biblioteche delle facoltà di architettura, più di 1000 pagine. E quindi andarsi a rileggere queste 1000 pagine e, voglio dire, andare poi a riflettere sulla letteratura che cospicua che si era accumulata su Piccinato, devo dire la verità, per la mia tarda età è stata un'impresa complicatissima. Tra l'altro, spero che il libro esca presto, anche perché ho una protesta in atto in famiglia. C'ho mia moglie che non ne può più di sentire che io con Gemma Belli, che in questo caso possiamo dire mia figlia, quando ci vediamo parliamo sempre di Piccinato. Ora mia moglie non ne può più, quindi spero che Mori per la Carocci e Patrizia Gabellini varino rapidamente questo libro in modo da andare avanti. Allora io, rispetto alla sollecitazione che mi ha fatto più volte Giuseppe De Luca di mandare pezzi del libro, un'introduzione, ho replicato nella maniera che vi è nota, cioè mandando la quarta di copertina, l'indice e poi la scaletta di questo intervento. Ora, la scaletta allude, voglio dire, a un modo di raccontare aspetti dell'esperienza di Piccinato discontinui, frammentati, volutamente, voglio dire, accesi su aspetti particolari della sua attività. Allora, il primo che io ritengo fondamentale della interpretazione del ruolo che Luigi Piccinato ha svolto per l'urbanistica italiana è quello dell'impegno, della lotta che lui ha svolto per tutta la sua vita per il riconoscimento della figura dell'architetto urbanista come figura di eccellenza all'interno del governo del territorio, o se lo vogliamo dire in un altro modo, del campo di produzione del piano. È una lotta che lui svolge, voglio dire, dai primi anni 20 fino all'83, e che si manifesta in moltissime direzioni, ma tutte hanno questa finalità: accreditare la figura preciso dell'architetto urbanista. Quindi c'è già una differenza fondamentale rispetto a Giovanni Astengo. Quando nell'82, credo, Cesare De Sessa intervista Luigi Piccinato e gli domanda della figura dell'architetto urbanista,
Piccinato risponde: non si può essere architetti se non si è urbanisti, non si può essere urbanisti se non si è architetti. Quindi, voglio dire, lui accredita la figura dell'architetto urbanista, diversamente da Giovanni Astengo, poi ci dirà Bruno Dolcetta, che invece, voglio dire, intervenendo in una fase storica in cui l'autonomia dell'urbanistica rispetto all'architettura è ormai accreditata, costruisce i suoi contributi, il suo impegno, soprattutto all'IUAV, per la formazione di un urbanista. Allora, l'inizio di questa attività di Piccinato per questo riconoscimento avviene in un momento decisivo della società italiana, che sono gli anni 20-30. È un periodo decisivo sia sul piano istituzionale del potere, sia sul piano del sapere. Sul piano istituzionale e del potere è perché diciamo, primi anni del regime fascista c'è uno svuotamento del potere delle autonomie locali e un accentramento. Quindi, il colloquio che Piccinato aveva cominciato a sviluppare con gli ingegneri e con i municipalisti, cioè i tecnici all'interno dei comuni, si deve naturalmente spostare verso il centro, perché, voglio dire, c'è un orientamento del potere politico in questa direzione. Ma c'è anche, voglio dire, quando si attiva Piccinato, una svolta fondamentale, cioè rispetto ai concorrenti, gli ingegneri e i municipalisti, che avevano un sapere tecnico o erede, voglio dire, del positivismo, c'è l'irrompere nella cultura italiana del neoidealismo crociano. Piccinato attinge profondamente alla lezione di Croce, perché la intuizione artistica che lui assorbe dalla lezione crociana è continuamente alimentata dal colloquio che Piccinato, quando viene a insegnare a Napoli negli anni 30, attinge dal Cenacolo di Benedetto Croce. Quindi noi abbiamo che la impostazione di Piccinato è permeato da questo. Gli ingegneri, voglio dire, quindi sono in qualche modo, diciamo, scavalcati. La cosa in qualche modo è anche sancita nel 27 sul piano professionale, con la separazione degli ordini architetti e ingegneri. E questo processo di accreditamento, di sostegno per il riconoscimento, Piccinato lo porta avanti in tutte le sue attività. Non c'è nessuna attività che non abbia questo obiettivo latente. Lo fa nella promozione delle associazioni professionali, lo fa nella partecipazione all'INU, lo fa nell'impegnarsi in tutti i concorsi e nei grandi interventi promossi dal regime, lo fa collaborando alle riviste, in particolare ad Architetture e Arti Decorative, e lo fa, diciamo, attraverso un processo di autolegittimazione e anche, dobbiamo dire, di semplificazione del sapere urbanistico intorno al disegno e rispetto, voglio dire, alle competenze concorrenti. Lui riesce, diciamo, ad accreditare questo, diciamo, disegno del sapere. Ora, questo sforzo che Piccinato compie, Astengo glielo riconosce pienamente quando nel 1988 viene ripubblicata per le edizioni Marsilio il saggio manuale di Piccinato, che Piccinato aveva costruito nel 1943
nel compendio delle lezioni per gli studenti della Facoltà di Architettura di Napoli. Aveva pubblicato nel 1947 con l'editore Sandron nel volume intitolato Urbanistica, e che nell'88, appunto, con presentazione di Giovanni Astengo, Marsilio pubblica sotto il titolo di La progettazione urbanistica, la città come organismo. E Astengo dice: con questo libro, Piccinato va oltre la manualistica dei politecnici. Quindi questa è una dichiarazione che sintetica di consacrazione di questo sforzo di riconoscimento che Piccinato porta avanti. La seconda parola chiave che io ho messo nella scaletta che vi è stata inviata è questa della modernizzazione. Ora, la modernizzazione è uno degli assi del contributo di Piccinato, che conduce in una molteplicità di atteggiamenti. Quello fondamentale, se vogliamo sintetizzare, è l'impegno per la riforma della legge urbanistica. Piccinato ha, direi, quasi un'ossessione. Lui è profondo conoscitore delle leggi urbanistiche dei paesi europei e avverte il ritardo che nella strada della modernizzazione ha l'apparato legislativo italiano. Quindi nei suoi articoli noi troviamo una molteplicità di analisi delle legislazioni urbanistiche degli altri paesi e un continuo commento sul ritardo che l'Italia marca e sulla necessità che per andare avanti nella strada della modernizzazione sia necessario varare una nuova legge urbanistica. Dopo la legge del 42, lui, che voglio dire, considera una conquista significativa ma insufficiente, poi si impegna fortemente nel codice dell'urbanistica, nella legge Zaccagnini, nella legge Sul, tutta una serie di sforzi che sono nella direzione in qualche modo del tratto vissuto di questo personaggio, di una tenacia inarrestabile che di fronte a una serie di, diciamo la verità, di insuccessi, di difficoltà, non si arrende mai e va avanti. Ora, come conduce questa modernizzazione? Sicuramente con un forte cosmopolitismo. Lui, il primo piano di Piccinato è del 25 per Bengasi, cioè nell'azione colonialistica che l'Italia fa in Libia. Lui, voglio dire, è pronto, voglio dire, la prima elaborazione progettuale che fa per un piano è per Bengasi. Dopodiché, voglio dire, porta avanti una costruzione del sapere che molti hanno etichettato impregnata di eclettismo. Ora, l'eclettismo è un'espressione che contiene una valutazione, voglio dire, non positiva della formazione del sapere. Io, voglio dire, utilizzo la formula Foucaultiana della provenienza del sapere, cioè lui è capace di accumulare a partire, voglio dire, dal 26, quando va a Monaco all'Università di Monaco, voglio dire, è capace sicuramente di attingere nei primi anni alla cultura tedesca. Lui dice esplicitamente: una cultura dalla quale bisogna attingere senza provare vergogna, perché è una cultura solida, di gente che sa che cosa fa e ottiene dei risultati. Poi gradatamente, voglio dire, passa, voglio dire, con Piacentini, con Giovannoni, media, voglio dire, sia sul piano del sapere sia sul piano dei rapporti fra le due posizioni. Poi soprattutto nel 47
invitato ad andare in Argentina, a Buenos Aires, un'esperienza che è stata poco sottolineata, e cioè lui a Buenos Aires conosce Gino Germani. Gino Germani è un sociologo italiano che per sfuggire al regime si rifugia in Argentina, e Germani è quello che lo introduce. Prima Manfold è quello che avvia Piccinato verso la cosiddetta svolta regionale, voglio dire che fa aprire la trattazione del piano alla dimensione regionale, ma poi, voglio dire, gli fa conoscere Carlo Mannheim. Carlo Mannheim, un ungherese, voglio dire, sociologo ungherese tedesco, che poi si rifugia a Londra e che è autore di libri che Piccinato conosce nella traduzione in lingua spagnola, edizione messicana. E da Mannheim Piccinato ha una spinta ad aprirsi alla pianificazione democratica, voglio dire, all'analisi, voglio dire, delle forme mistificate di pianificazione. Lui userà spesso nei suoi scritti post 47 l'espressione pianificazione tendenziale, tendenziosa, scusate, pianificazione tendenziosa, cioè intendendo dire la pianificazione portata avanti dai grandi gruppi in Italia, voglio dire la Cassa per il Mezzogiorno, l'IRI, eccetera, che, voglio dire, inquinano la pianificazione democratica, quella istituzionale. E contemporaneamente da Mannheim attinge una spinta nella direzione della costruzione, rafforzamento della coscienza urbanistica. Mannheim ovviamente parla di coscienza sociale in generale, Piccinato la traduce in una indispensabilità di un lavoro del vero urbanista. Lui usa spesso questa espressione: quelli che bisogna formare, quelli che si devono impegnare per una modernizzazione del paese sono i veri urbanisti. Ecco, a loro è affidato il compito di incentivare anche la coscienza urbanistica della società civile. L'altra espressione che io vorrei sottolineare, che ho indicato nella scaletta, è questa della non intransigenza. In una intervista di Cesare De Sessa, Cesare De Sessa pone alla domanda birichina a Piccinato sull'onestà. Allora, Piccinato risponde, voglio dire, che sicuramente l'onestà è imprescindibile, e De Sessa lo stimola poi, voglio dire, per chiedergli se non è indispensabile che il vero urbanista sia intransigente. Teniamo presente che negli anni successivi, a partire dalla lezione di Antonio Cederna, c'è stata tutta una corrente dell'urbanistica italiana che sviluppa questo discorso dell'intransigenza, dell'urbanista intransigente. La risposta di Piccinato è secca: la intransigenza è dannosa quanto la disonestà, che, voglio dire, potrebbe essere letta anche con malizia, come alibi che Piccinato assume per in qualche modo giustificare alcuni compromessi, difficoltà che lui ha incontrato nel suo percorso. Ma io credo che invece sia una espressione genuina, piena del suo modo di intendere il rapporto tra urbanista e la complessità di quello che io chiamo il campo di produzione del piano, cioè dei soggetti diversi, istituzione, gruppi economici che confliggono nel
sulla scena urbanistica e che quindi un rapporto positivo nei confronti di questa complessità non si può avere con un atteggiamento intransigente. C'è poi, voglio dire, il discorso fondamentale che è stato sviluppato più volte, che voglio dire è anche un elemento di forte differenza tra Piccinato e Astengo, è il tipo di piano che Piccinato costruisce. Io lo definisco, voglio dire, semplice, solido e replicabile. Cioè, voglio dire, un modello di piano che sarà imitato, seguito, che voglio dire, poggia sui successi ripetuti che Piccinato consegue, voglio dire, e che contiene, voglio dire, degli elementi che sono, voglio dire, noti. Chiara Merlini li ha benissimo illustrati nei suoi testi, che sono sicuramente, voglio dire, molto diversi dal piano di Astengo. Io c'ho nella mia piccola biblioteca a casa, custodisco con gelosamente il libro di Astengo sul piano di Bergamo 1965-69, non so se lo ricordate, è un libro prezioso perché è un volumetto in tela rilegata che contiene le carte, voglio dire, un quintale di libro. Voglio dire, se si vede l'indice, soltanto l'indice del piano di Bergamo, voglio dire, il peso che lui dà all'analisi dello sviluppo economico del territorio bergamasco, il rapporto con società di ingegneria per l'analisi della situazione, l'articolazione in soluzioni alternative per lo sviluppo e le confronta, voglio dire, con l'impostazione di Piccinato, che invece, voglio dire, fa delle relazioni di accompagnamento sempre sintetiche, voglio dire, che conduce i suoi piani, voglio, alla luce di quella immagine che tutti quanti noi conosciamo della sua capacità di porsi in posto elevato e di leggere, voglio dire, con il suo sguardo sagace immediatamente le tensioni urbanizzative presenti nel territorio, e di riuscire a poi sintetizzare in quelle formule che magari oggi possono fare sorridere, ma che sintetizzavano la sua descrizione immaginifica della città, la Y rovesciata, la falce, tutte queste immagini che in qualche modo volevano comunicare rapidamente anche un modo di affrontare la soluzione dei problemi. Ma questo, voglio dire, è una direzione, voglio dire, che noi abbiamo ripreso, ma largamente documentata. Chiudi il libro nostro, chiude con un 2 minuti. capitolo che è intitolato Un racconto epico. Cioè, l'attenzione che noi abbiamo dato ai suoi saggi, voglio dire, che sono saggi, articoli su riviste specializzate, su riviste generaliste, su quotidiani, formano quello che nel libro chiamiamo un racconto epico. Cioè lui, voglio dire, si rivolge agli eroi, sono i veri urbanisti, il nemico è la speculazione e la pianificazione tendenziosa. Ci sono battaglie che si vincono e si perdono e bisogna dire la verità. Voglio dire che se si deve dire una cosa sintetica su Piccinato, io la dico nel senso che è un leader della tenacia. C'è, e lo ripeto, lo rileggo, un suo articolo del 77 che condensa questo suo stile del racconto epico. Lui scrive: ogni città è espressione di una società. Ed ogni società ha la città che si merita. Una società bacata non può non produrre una città altrettanto sbagliata. Ed una città sbagliata è costosissima ed il prezzo lo paghiamo noi. Ma poi aggiunge:
La città è sbagliata fino ad oggi. Questa espressione significa che c'è sempre, anche nei momenti di sconfitta, una speranza. La sintesi che io faccio è che, appunto, il vero urbanista al quale lui fa riferimento è quello che costruisce il suo orizzonte nella ostinazione della speranza. Lui è un vero leader della tenacia. Grazie. Grazie Attilio, davvero molto stimolante, specialmente questo passaggio fra la tenacia inarrestabile che non si arrenda mai e va avanti e l'idea di una speranza che costituisce un elemento fondamentale nelle nostre pratiche. Ci vedo proprio in questi due termini un collegamento con Giovanni Astengo, perché mi pare di ricordare anche come se fosse qui davanti a me, proprio l'insistenza di andare avanti, di non lasciare indietro nessuno, di andare avanti comunque. Quindi chiedo a Bruno, sempre per un intervento di 20 minuti in qualche modo, di raccontarci Giovanni, poi vediamo che cosa succede con delle letture un po' più parziali. Grazie, a te la parola. Non racconterò Giovanni perché ovviamente diciamo tanto presumo che per certi aspetti Astengo sia in un certo nostro ambito più conosciuto di quanto non sia stato Piccinato. Infatti il libro di Attilio lo trovo fondamentale proprio in questo momento per riequilibrare completamente la conoscenza intorno alle origini di quella che io in fondo chiamo il periodo dell'urbanistica eroica, insomma, quella dal 48 in poi fino a un certo punto. Ecco. E devo anche dire, soltanto dico in premessa e chiudo con le fughe autobiografiche, no? Quando io ho scelto di laurearmi con Piccinato, lo scrivo in un piccolo saggetto che ho fatto civico. Alla fine ho scelto Piccinato rispetto a questi giganti che avevo comunque intorno nella scuola di Venezia, no? Di architettura, perché le sue lezioni, o alcune delle sue lezioni, mi avevano aperto visioni che non avevo mai immaginato prima, e perché nel comunicare la disciplina lasciava intravedere avventure eroiche e fuori misura, no? Quindi voglio dire, quando ero giovane, questo fascino di Piccinato obiettivamente mi ha conquistato e poi ha segnato poi tutta la mia vita in realtà, perché poi le vicende personali si sono intrecciate e lui è stato molto, molto, molto importante per me. Mi considero un suo allievo, devo dire, obiettivamente. Nella premessa che avevo mandato, che mi avevi chiesto, Giuseppe, io avevo detto parlerò di due blocchi alla fine, perché parlare nuovamente anche di tutto di Astengo mi sembrava complicato. Il primo è il quartetto, l'ho determinato, no? Perché in realtà se si vuole leggere la questione dell'origine, diciamo, di questa fase eroica che io faccio iniziare evidentemente dalla fine della guerra in poi, non si possono isolare Olivetti con Zevi e neanche Astengo con Piccinato. Bisogna parlare di un quartetto, perché questo quartetto è stato l'incontro di talenti, di amicizie, di rispetto, di affetto anche, come vedremo, che ha fatto sì che si è creato intorno all'origine del Lino un clima assolutamente diverso. Sono tutti importanti all'inizio, ma questi quattro lo sono per certi aspetti di più. Vediamo se è vero. Adriano Olivetti è la figura che irrompe nell'urbanistica con la sua passione per la dimensione territoriale e regionale, no? Commissiona nel 1937 al gruppo BBPR e al gruppo Figini Pollini il piano della Valle d'Aosta, che è una novità. Il piano della Valle d'Aosta non è il documento fondamentale dell'urbanistica europea, ma introduce nel dibattito italiano la dimensione regionale come uno degli scenari nel quale si può in qualche modo organizzare una comunità operosa e felice, e bisogna tenerne conto. Si pubblica viene fatto nel 1937, pubblicato nel 1943,
E nel frattempo il giovane Astengo aveva fondato un gruppo che si doveva occupare esclusivamente di urbanistica, perché loro erano architetti e sapevano fare benissimo gli architetti, ma pensavano che si dovesse intervenire in un particolare modo, e tutto questo effettivamente già si legge nelle prime cose che ha, nei riferimenti che ha fatto Attilio, ma adesso cercheremo di approfondire questo punto, che è quello cruciale. E quando cominciano, il gruppo Astengo, Bianco, Renacco e Rizzotti hanno ben presente il piano della Val d'Aosta e il pensiero, perché ne scrive, qui cito, avevamo cominciato a parlare dell'autonomia regionale da noi intesa in chiave olivettiana. Questo è il primo contatto intellettuale tra Astengo e Olivetti. Ma la cosa diventa particolarmente interessante perché sempre nelle sue memorie, ahimè sono inedite, ma fidatevi, sono comunque in archivio, dice nel 1946 inaspettatamente Olivetti è venuto a cercarci nel nostro studio perché voleva dei consigli su come immaginare un'articolazione del territorio regionale in comunità di 100.000 abitanti. In altre parole, questo incontro è subito, per così dire, un rapporto che Giovanni definisce come un rapporto informale, ma così saldo, che sarà continuo fino per tutta la vita, durerà per tutta la loro vita, fino a quando, appunto, nel 1960 Adriano Olivetti muore, anche lui in treno, per la verità, mentre andava in Svizzera, nello stesso modo di Giovanni Astengo che tornava da Firenze. E questa è la prima delle questioni, quindi se vogliamo immaginare già una prima coppia di questo quartetto, dobbiamo continuare a pensare, a leggere Astengo e Olivetti, perché nel 48 Olivetti si presenta, scende in campo si direbbe, no? Per diventare operativo nella sua passione per l'urbanistica e con una, come è capolista nel 48 nel convegno del congresso dell'INU, nel primo congresso democratico dell'INU, sostenuto dal suo gruppo di giovani torinesi che, con Astengo attivissimo, instancabile anche lui quando c'era una battaglia politica da fare, e vincono le elezioni. Adriano Olivetti diventa presidente dell'INU e nell'INU del 48 da lì comincia, diciamo, la storia recente dell'INU, la storia contemporanea dell'INU. È cruciale perché dentro il 48 si definiscono gli strumenti, quali sono gli strumenti con i quali l'INU farà la sua storia, farà il suo ingresso nella storia dell'urbanistica italiana e della società italiana. E tra questi strumenti ci sono tutti quanti i convegni e congressi che successivamente con grandissima puntualità, forza, organizzazione verranno realizzati, e naturalmente la rivista. La rivista è fondata da Adriano Olivetti, che ne diventa presidente, è edita dalle Edizioni Comunità, non ha limiti di costo, vengono tutti quanti appianati dalle Edizioni Comunità, il redattore capo è subito Giovanni Astengo, fino al numero 11, perché dal 12° in poi sarà direttore e redattore, direttore e basta, insomma, fino al numero 65, mi pare di ricordare. Questo per dire che il sodalizio tra Olivetti e Astengo è, per così dire, un sodalizio di lunga tenuta e totalmente significativo nell'insieme del quartetto. E Piccinato allora, come entra in tutto questo? Ma già ci ha fatto un largo, diciamo, molti elementi di quelli che sono stati presentati da Attilio, che ci consentono di capire che già nel 47-48 la battaglia di Piccinato per l'affermazione, diciamo, dell'egemonia che spera di realizzare da parte dei veri urbanisti, no, è già tutto nella formazione dell'INU, lo precede di alcuni mesi, di una breve stagione, diciamo.
Olivetti e Piccinato si incontrano ovviamente nei, come ricordavi tu, Giuseppe, negli organi direttivi, uno è presidente, l'altro vicepresidente. Va detto, nella inesauribile capacità di presenza, non da presenzialismo, capacità di presenza operativa, eccetera, di Giovanni, di Piccinato, di Luigi Piccinato, ovviamente Piccinato ispira ogni e qualsiasi operazione che venga fatta, avvalla e così via. Adesso lo vedremo. Del resto Olivetti e Piccinato sono sostanzialmente coetanei, veramente Piccinato è coetaneo di mio padre, sono nate tutte e due nel 1899, Olivetti nel 1901, ma sono i due vecchi, diciamo, di un gruppo giovane complessivamente, sono cinquantenni in buona sostanza, quando siamo nel 48, e i due giovanissimi, di 15 o 18 anni più giovani, sono Astengo e Zevi. Che rapporto c'è tra Piccinato e Astengo? Per Astengo, l'abbiamo detto più e più volte, siccome dovremmo marcare le differenze su poi i comportamenti e le scelte di vita, vale anche però continuamente la pena di dire che per Astengo non c'è figura che si possa paragonare a Piccinato. Piccinato è il maestro, Giuseppe non è un maestro, è il maestro. Tanto è vero che quando scrive poi, scrive Il segno del maestro, un articolo che è pubblicato poi nel primo libro che si è dedicato a Piccinato dopo la sua morte. E dice: la scelta di Piccinato, questa è una citazione, come leader della moderna urbanistica italiana appariva a noi, noi giovani, che ci affacciavamo allora freschi di energia alla vita del paese, una scelta obbligata. Tanto era il fascino che su di noi, quando ancora eravamo studenti, aveva esercitato fin dall'anteguerra Sabaudia, con il suo impianto razionalistico e il poetico inserimento nel paesaggio, mentre gli spazi e le volumetrie, ancora retoricheggianti, non si dimentica un piccolo appunto di distinzione, delle aree centrali ci apparivano per la verità come metafisiche de Chirichiane. Quindi anche lui è stato affascinato dal Piccinato, che aveva poi incontrato successivamente, immediatamente dopo, nei convegni, e dalla sua capacità di progettazione. A comporre il quartetto arriva la personalità di Zevi, che arriva subito dopo, è romano, ha fatto altre strade, ma sta convergendo decisamente. Tanto è vero che Astengo ne ricorda i meriti sempre già nel 48, quando ebbe una grande presa per noi l'appello di Bruno Zevi per l'architettura organica, che si integrava alla formula. Anche qui Giovanni non dimentica mai di essere, per così dire, leggermente critico, è sincero. Quello che dice Astengo ci potete credere. Lui quello che scrive lo pensava. Poi quello che pensava e diceva lo faceva. Questa è un'altra questione importante, una coerenza assoluta, diciamo, senza nessuno schermo. Era un ingenuo da questo punto di vista, anche nella comunicazione. E dice, formula un po' semplicistica per la verità, ma tanto efficace, della città come organismo. Allora, abbiamo sostanzialmente già ricomposto il quartetto con intricati intrecci, no? In tempi diversi, ma un po' la sorpresa che forse non sempre si ricorda è quella di un affetto particolarissimo che Zevi porta a Piccinato. Dopo due fuggevoli incontri di uno Zevi giovanissimo, Piccinato e il padre si conoscevano e lui ha avuto occasione di incontrarlo una volta a teatro, una volta in spiaggia, ma che evidentemente sono rimasti ben incisi nella sua memoria, tornato dall'America, frequenterà lo studio del maestro, traendone la convinzione che si tratta del più grande urbanista europeo del Novecento. Era una frase che Zevi, con voce stentorea perché tutti sentissero e sapessero che era lui a dirla, come segno di affetto,
Non mancava mai ogni volta che in qualche modo entrava la parola Piccinato in qualsiasi discorso. Io ne ho anche una registrazione. Vabbè, non è importante, è certamente vera. Ma dice un'altra cosa. Dice che, confesso, il legame con Piccinato è stato l'unico costante, saldo, privo di delusioni che io abbia mai avuto. E Zevi che parla di Piccinato, no? Perché Piccinato, prima di conoscerlo, l'ho sognato. Questo non l'ho mai capito e l'ho sognato, ma insomma era giovane, evidentemente, quegli incontri di allora gli erano rimasti nel sogno. E prosegue. A ben vedere, in quasi tutto quello che ho fatto, ha inciso in qualità di guida, di fratello maggiore, di consulente e revisore, di amico che stimola e incoraggia. Non si può dire di più. Questo mi consente. L'ho detto per ricomporre in un modo diverso il quartetto, che non è la somma dei primi due e dei secondi due, ma è un intreccio intricatissimo in cui tutti si riconoscono. E devo dire che questo quartetto ha avuto inizio un sacco di elementi di avventura. Ma a questo punto, il secondo blocco, piccolo blocco, diciamo, che ho organizzato, l'ho scritto, è il mestiere dell'urbanista. E qui entriamo in molte delle questioni che ha già indicato Belli partendo dalla descrizione del Piccinato. E che qui, come vedrai, riconosco tutte in una forma leggermente diversa, ma riconosco tutte. Io, come tutti quelli che si sono iscritti nel 56 e successivi alla scuola di Venezia, mi sono iscritto per imparare il mestiere di architetto. Vabbè, la scuola di Venezia nasce nel 48 perché Samonà, presente, autorevole, eccetera, eccetera, sceglie nel contesto del congresso i docenti che insegna, che formeranno il panel, che ancora non c'era. C'era soltanto Piccinato a Venezia che aveva vinto la cattedra, ma gli altri non c'erano. E allora adesso non vi sto a fare l'elenco di chi incontravamo successivamente per formare la nostra consapevolezza, conoscenza del mestiere dell'architetto, ma insomma, Zevi, primo e secondo anno, Giancarlo De Carlo che ci introduceva al problema dell'architettura. E poi dopo cominciava Gardella che con la sua milanese, devo dire, non so se era proprio milanese, ma certo con la sua fredda gentilezza e, diciamo, inesorabile giudizio, decideva chi poteva proseguire gli studi per diventare architetto o no, e ci ha lasciato le penne non pochi dei miei colleghi, non tutti per fortuna, siamo ancora qua, eccetera. E poi dopo naturalmente c'era Albini che ci voleva far fare un mobile, ci faceva fare un mobile. E poi c'era Samonà e c'era Carlo Scarpa. E poi dopo tutti quanti gli altri, diciamo, le altre materie concorrenti e fondamentali come scienze delle costruzioni aveva Luminari. Insomma, architetti lo siamo diventati tutti. Il mestiere l'abbiamo imparato tutti. Tutti lo sappiamo ancora esercitare, quelli che sopravvivono a quella stagione, se avessimo voglia o se qualcuno ce lo chiedesse, ma insomma lo abbiamo fatto comunque tutta la vita. Ma il mestiere dell'urbanista, eccolo qua il punto, no? C'era al terzo anno Astengo, al quarto anno Piccinato, che lasciavano intravedere come era possibile dentro due corsi discontinui. Non continui, discontinui, diciamo un'ampiezza del campo da esplorare. Ma francamente tutto era comunque organizzato nella logica del formare l'architetto, in un senso tradizionale e senso. Per fare un vero urbanista era certo che non bastava. E qui, e ne sono testimone diretto, per Piccinato la questione andava affrontata con studi post-laurea e scuole di specializzazione. Per Astengo no, è qui che si fa
la distinzione. Però è una distinzione di quello che seguirà mai del pensiero di Giovanni Astengo nei confronti di Piccinato e forse anche la stima di Piccinato nei confronti di Astengo, ma francamente Piccinato bastava a se stesso, non bastava a se stesso, era sostanzialmente contento di sé. Astengo no. Allora, Astengo era un architetto assolutamente eccellente. Si era laureato con Muzio, aveva fatto buone architetture già allora, era diventato assistente di architettura tecnica al Politecnico e poi ha avuto un corso nel 1946 di elementi costruttivi, corso che ha tenuto fino al 1956. Contemporaneamente, per molti, molti anni, per almeno 8 anni, all'insegnamento di urbanistica che aveva avuto a Venezia. Ha fatto bellissime cose, alcune di queste sono così eccellenti nel nostro libro, sono tutte documentate, un saggio bellissimo di Michele Magbolo ne spiega le altre cose, mentre Alessandra Marin si è occupata della questione prevalentemente degli studi territoriali. E voglio dire, però in realtà piano piano lui si sposta il focus del suo interesse sull'urbanistica. E che cosa vuole? Astengo non può accettare il livello del mestiere, io uso proprio brutalmente questa formula, che mi sembra anche l'unica che corrisponde a quello che vuole fare Giovanni, a quello che sarebbe bene che avessero tutti quelli che si occupano di qualcosa, di qualche settore. In un compito così alto del paese gli pareva che i prodotti fossero, a parte quelli di Luigi Piccinato, ma nella generalità dei casi fossero assolutamente inaccettabili, non insufficienti, proprio inaccettabili. E allora il suo giudizio sulla condizione professionale in urbanistica era severo, poi dopo verrà rafforzato quando arrivano nella redazione della rivista i prodotti che avrebbero dovuto pubblicare, e Vera 40 ne ha parlato sempre con grande sofferenza, era difficilissimo riuscire a cavar fuori da questi quasi informi, diciamo, documenti delle cose pubblicabili che fossero tranquillamente. Perciò per Giovanni Astengo rimane ineludibile il problema di fare del mestiere dell'urbanista. Come fa? Cerchiamo di essere più rapidi sulla seconda parte. Intanto si impegna, non chiacchiere nessuna. Non chiacchiera mai Astengo, fa alcuni proclami, dice che cosa sta per fare, lo fa e lo conclude. Il primo contributo che fa è del 43, del 45, ed è agricoltura e urbanistica. Un saggio complesso, lungo, pieno di formule, se vogliamo, cioè il tentativo di incamerare dentro la questione del rapporto tra territorio e sostenibilità di una città e così via, dei rapporti. Sono sempre molto ingenui, ma sempre estremamente generosi e niente affatto banali dal punto di vista della costruzione, dei riferimenti, della competenza che cercava, sono naturalmente collocati nel tempo. E poi naturalmente fa tutta una serie di studi descrittivi, interpretativi e proiettivi anche dopo della realtà fisica, economica e sociale urbana per il piano di Torino che stava preparando con il suo gruppo. Naturalmente, una manciata di minuti. E salterò qualche parte, in fondo ne potremo parlare dopo. Quindi diciamo che per Giovanni il problema del mestiere non è quello del fare un piano soltanto alla Piccinato. Qui riconosce sempre quello che si chiama lo spirito creativo, la capacità di creare, di inventare, che lui dice, non lo dice, ma insomma chi ce l'ha, ce l'ha, e chi non ce l'ha, che fa? Fa danni, non so se mi spiego. Vuole un mestiere catalogato, classificato, con i suoi documenti, tutta la questione che tu richiamavi, Giuseppe, sui simboli, è la costruzione di un lessico, dice siamo un gruppo, facciamo delle cose, cerchiamo di avere un lessico che sia trasmissibile, eccetera.
e lui fa la sua massima operazione col piano di Assisi. Chi va a guardare il piano di Assisi, accanto al piano di Bergamo, c'è il piano di Assisi, voglio dire, che è un monumento assoluto dell'urbanistica europea, guardandolo sempre con maggiore attenzione. Lui aveva fatto il piano completo, ne era anche molto orgoglioso, ma la cosa importante, nella coerenza di Giovanni, appena finito il piano, lo chiude e non ne parla più. Io non ho mai visto una lezione né strutturata né improvvisata di Astengo sul piano di Assisi. L'ha pubblicato, l'ha sistemato, è a disposizione di chi lo vuole utilizzare, non ne parla più, non l'ha più utilizzato in nessuna parte. Perché deve andare avanti? Come va avanti col piano di Genova. Quello va studiato bene, perché ci sono due questioni sull'appunto. La prima è come si fa un piano, come si spiega un piano, come si coinvolge la popolazione, le forze, gli interessi, eccetera, nella discussione di un piano, come si sceglie la soluzione con la quale si andrà poi a costruire definitivamente il quadro del piano. E quindi è una questione di metodo da un lato, e lì fa concorrere tutte le discipline che gli vengono in mente, le più strutturate che mede, fa dei tentativi che a Genova diventano praticamente la tomba dell'esperienza, perché viene interrotta brutalmente, bruscamente, e ripresa a Bergamo. Posso dire soltanto che Bergamo è l'unico, grazie, che Bergamo è l'unico piano che Giovanni ha voluto che noi tutti, che eravamo allora assistenti o professori incaricati, insomma, che facevamo parte dell'istituto, vedessimo con lui. Ci ha portato a Bergamo. Era ovvio che non si poteva vedere che a Bergamo, nella sala del Consiglio Comunale che stava per approvarlo, l'aveva approvato il giorno prima, perché il disegno copriva, era una specie di era stato alto 7 metri, largo 5, minuziosamente disegnato come compare nelle tavole. E quello ha voluto che noi lo vedessimo, era per così dire il suo canto d'addio però, perché è stato l'ultimo piano che lui ha pensato di fare, e da quel momento in poi chiude il problema dei piani urbani e territoriali legati alle strutture insediative più forti. Questo per dire che il suo obiettivo non era tanto di emulare Piccinato, di cui riteneva che fosse tutto sommato il migliore punto di vista inattingibile, anche se lui è un grandissimo progettista, ma il suo problema era costruire il mestiere. Si può essere d'accordo o no su questo grande sforzo, ma il suo obiettivo era costruire il mestiere dell'urbanista, e tutto sommato in parte c'è riuscito, perché tutto sommato. Bene, Bruno, ti ringrazio davvero moltissimo. Devo dare anche un po' di spazio ai nostri discussant e anche ad alcune domande che sono arrivate. Mi pare di capire che siete stati davvero molto bravi. Attilio, dicevi che il Cinato studia il campo della produzione del piano da esterno per correggerlo ed eventualmente una pratica replicabile. Invece Bruno dice che Astengo chiede di entrare nell'arena politica come attore e come anche, come dire... Questo lo faceva duramente con tutte e due i piani, sì. Anche Piccinato, ma non era questo. Lui voleva proprio formare il vero urbanista che avesse un mestiere, insomma, che potesse esibire un mestiere e non fare danni. Non sarebbe male incrociarci dentro Bruno Zevi e tutta la sua attività di urban architetto, no? C'era urbantettura. Bene, allora io andrei un po' più avanti ora, chiederei a Leonardo di, come dire, di portarci ad una riflessione trasversale. Lui ha proposto un piccolo video che, se mi permette, io lo farò vedere, di 4 minuti. Posso? Allora lo vediamo di condividerlo. Si vede? Io vedo tante cose, un calendario. No. Ecco, adesso è arrivato. Il problema di Venezia è il problema di tutte le grandi città. Il problema
di configurare e di partire dalla configurazione di una regione economica, cioè cercare di individuare in uno spazio più grande, guardando sempre dal di fuori di dentro, mai dal dentro al di fuori naturalmente, in uno spazio più grande tutte le forze economiche che agiscono nel corpo della città e che lo condizionano alla loro volta. Il problema è proprio di un sistema regionale più che di un piano regolatore di dettaglio. Ecco, Venezia, consideriamola qui, con la sua laguna, il litorale, il Lido, Mestre e quelle forze che gravitano su Venezia, tutte quelle strutture importantissime, qui per esempio Udine, Treviso, con le grandi arterie che arrivano, Padova, il sistema ferroviario, la strada Romea, che si annodano precisamente a Venezia ed entrano nella città insulare attraverso il ponte. In questa regione forze immense dell'agricoltura, dell'industria, della circolazione, attività importantissime si svolgono in tutte queste regioni e sono queste attività che devono essere pianificate e convogliate in maniera da comporre un nuovo organismo di cui Venezia è la parte principale. Il piano regolatore generale è non solo la salvezza, ma la vita di Venezia stessa. In un processo disordinato, di decentramento sparpagliato, è chiaro che le attrezzature sono più costose che non attraverso un processo ordinato, graduale, cosciente, dove possano essere previste le zone di lavoro, le attrezzature necessarie, le infrastrutture necessarie e le zone residenziali, nella quantità giusta. La mia opinione è nota per coloro che conoscono la rivista urbanistica, coloro che conoscono le battaglie sostenute, ed è cioè che occorre arrivare al controllo dell'uso del suolo, il controllo pubblico dell'uso del suolo. Fino a quando non si arriverà a controllare attraverso a dei programmi che abbiano degli obiettivi e che questi obiettivi siano espressi dalla volontà politica rappresentativa delle aree di cui si occupano. Tutti i nostri discorsi restano sulla carta, ma certamente è assolutamente vano pretendere di risolvere qualche problema alla scala delle aree metropolitane soltanto con degli strumenti di progettazione. Ecco, i problemi sono politici, sono di programmazione, sono di modifica dello sviluppo economico in atto, ma di una modifiche consapevoli e attraverso strumenti nuovi che dovranno essere studiati in termini moderni, con l'aiuto, il supporto delle ricerche e delle verifiche a livello scientifico, cioè facendo un salto di qualità in avanti che cerchiamo di promuovere, ognuno agendo nel campo in cui può agire. Ecco Leo, a te la parola. No, devi attaccare l'audio. Ecco qua. Adesso mi sentite? Io sì. Ho voluto proporre queste due sequenze perché quando Alessandra Marini intervistò Bruno Dolcetta e gli fece raccontare la sua versione dell'attività di Astengo per un video che poi è quello che abbiamo costruito, a me colpì il fatto che
Bruno dicesse appunto quello che oggi è stato ripetuto più volte, che Astengo considerava Piccinato suo maestro. Ora, voi avete visto due personalità completamente diverse, ma due personalità grandi, due personalità potenti. Io ho conosciuto Astengo quando ormai era, come dire, verso la fine della sua carriera, non ho mai conosciuto Piccinato. Mi sono sempre domandato perché mai Astengo avesse bisogno di indicare in Piccinato il suo maestro. A me sembrava maestro, maestro lui. Insomma, su questa cosa ho riflettuto e dovendo proporvi una riflessione oggi, mi è tornata in mente questa faccenda. Ora, è vero che Astengo, quando arriva a Venezia, ha 34 anni, Piccinato ne ha 51, ma insomma non è una differenza di età così importante. 34 anni a quell'epoca erano tanti. Astengo aveva già fatto le sue esperienze. Insomma, questa differenza d'età da sola non giustifica, secondo me, il cercare un maestro. Se cerca un maestro, se indica un maestro, è perché ne ha bisogno. Allora, Bruno prima ha parlato della scuola di Venezia e forse questa cosa va, ovviamente fa parte dei suoi ricordi, lui li ha conosciuti nel momento in cui si stava laureando e quindi ne ha colto la differenza in un momento in cui era molto coinvolto tra i due. Aveva fatto l'esame di Astengo che considerava un po' noioso e poi aveva fatto l'esame di Piccinato che invece considerava illuminante, come ha detto anche oggi. Quindi, come dire, l'idea che ci fosse un maestro e un allievo si può capire. Ma a Venezia quello che era importante non era tanto il rapporto, per Astengo io credo, tanto il rapporto tra i due, tra lui e Piccinato, ma il rapporto tra loro due e gli altri della scuola, in particolare con Samonà, che è sì un architetto, ma è anche un urbanista e pretende di dare una versione dell'architetto urbanista che non è quella di cui ha parlato prima Belli quando parlava dell'architetto urbanista Piccinato. Samonà fa riferimento alle Corbusier, è un estimatore delle Corbusier assolutamente dichiarato. E Le Corbusier è un architetto urbanista che dice esplicitamente: io non faccio della politica. Insomma, a Venezia c'era un clima per cui Astengo aveva bisogno di un maestro. Questa è la mia ipotesi, ci si può discutere. È una questione che propongo alla discussione. Ora, è vero, come dice Belli, che c'è un contrasto tra architetto urbanista di Piccinato e l'urbanista funzionario di Astengo, ma io credo di no. Come ha ben detto Bruno, Astengo era architetto capace e che aveva già dimostrato la sua formazione e i suoi strumenti. Quindi, se sceglie una strada diversa da quella di Piccinato, non è per distinguersi, ma per integrarla, io credo. Ovviamente ci sono anche delle affinità, di nuovo, che riguardano la scuola di Venezia. Piccinato, il padre di Piccinato è stato deputato socialista, e si può immaginare che Piccinato sia anche lui riferito al campo della cultura socialista, come l'altro canto era Astengo, mentre Samonà e il suo gruppo facevano riferimento alla cultura del Partito Comunista. Boh, affinità, forse importanti, forse no. Ma se Piccinato
immagina che il piano debba essere controllato attraverso il disegno, un disegno che è capace di integrare tutti gli aspetti, come avete visto in quel breve passaggio. Il Cinato disegna con grande facilità, ma quello che raffigura non è una situazione urbana, è un sistema regionale con le sue relazioni, con le sue giustificazioni, che va tenuto tutto insieme, questo lo scrive in molti passaggi dei suoi testi, non si può occuparsi di un aspetto se non inserendolo nell'insieme. Questa è la stessa cosa che vuol fare Astengo, ma Astengo lo fa non col disegno, ma con i numeri. Fa riferimento a una cultura diversa, si riferisce ai geografi francesi piuttosto che agli urbanisti tedeschi, e l'idea è quella di riuscire a tradurre in numeri tutti gli aspetti della struttura urbana e regionale. Bruno prima faceva riferimento al piano di Genova. Gabrielli dice che il piano di Genova naufragò, ovviamente non è credibile, ma naufragò perché Astengo pretese di misurare tutto, misurava ogni cosa, persino le prostitute nelle strade centrali della città. Insomma, questa cosa, vista da un punto di vista banale, sembra incomprensibile, ma se la si guarda dal punto di vista della volontà di tenere insieme tutti gli aspetti di una struttura che va sottoposta al progetto, allora non è così diversa, dal mio punto di vista, da quella che propone Astengo, che propone Piccinato. La dimensione regionale è comune a tutti e due. L'idea dell'architetto urbanista forse si differenzia per il fatto che si può attribuire a Piccinato un'idea di architetto urbanista professionista che lavora in studio, mentre per Astengo è l'idea di un architetto urbanista che lavora nelle amministrazioni pubbliche e quindi che si fa funzionario pubblico piuttosto che professionista. Ma di nuovo è la scuola di Venezia che finisce per differenziarli, cioè quando Astengo finalmente riesce a costruire la sua scuola nel 1971 ed è una scuola che deve formare urbanisti, non può inserire nel suo piano di studi un corso di progettazione architettonica, di composizione, si diceva allora. Manca anche un corso di storia dell'architettura, e non certo per la sua volontà, ma perché i rapporti con il resto della scuola, i rapporti tra il corso di laurea in urbanistica e il corso di laurea in architettura erano tesi e forse lo esprime bene, lo dice Alessandra Marini, mi pare. No, lo dice mi verrà in mente quando racconta della votazione per l'approvazione del corso di laurea in urbanistica. Lo dice Ceccarelli, Paolo Ceccarelli. Dice Scarpa votò a favore della costruzione del nuovo corso di laurea in urbanistica giustificandosi così. Certo che gli urbanisti devono stare da soli, perché con l'architettura non c'entrano niente. Quindi si sdoppia, una figura di urbanista che rimane in parte nel corso di laurea in architettura con Giancarlo De Carlo, ad esempio, e il corso di laurea in pianificazione. L'ultima citazione che vi faccio è questa: ma perché Astengo poi ripubblica il vecchio libro di Piccinato? E lo fa un anno prima di morire, due anni prima di morire. Il libro esce, diceva bene, nel 88, lui muore nel 90. Perché ripubblica questo libro? Ma io, forse sarà la mia esperienza personale, ma io la riporto di nuovo alla Scuola di Venezia, cioè il corso di laurea in urbanistica in un qualche modo fallisce.
l'ipotesi di Astengo viene messa al margine da una dal dipartimento, da uno dei due dipartimenti, quello che si occupava di più di analisi urbanistica, economica e sociale del territorio, che esce dalla dimensione delle discipline ancellari e diventa autonoma ed ha molto più successo negli anni 70 di quanto non lo avesse il Dipartimento di Progettazione. Leggo la ripubblicazione del libro di Piccinato da parte di Astengo come un dire: va bene, la mia scuola forse non ha avuto il successo che aveva, e allora io ribadisco che questa è l'urbanistica, quella di cui parla Piccinato nel suo libro. Grazie davvero Leonardo, soprattutto per la sinteticità e per il libro. E io darei la parola a Chiara ora, perché penso che davvero ora di materiale su cui discutere ce n'è, soprattutto perché te davvero lo conosci e lo hai studiato attentamente. Va bene, grazie mille dell'invito, grazie delle belle lezioni che ho sentito, di questo bel video di Leonardo Ciacci. Io ho un po' studiato Piccinato, ma non avevo mai sentito la sua voce, devo dire, è stato bello. Bello vederlo e sono emersi tante cose naturalmente dalle vostre riletture e in fondo quando De Luca mi ha contattato per questa occasione sono andata un po' a riguardarmi un po' quello che in questi anni è stato scritto su queste figure e in un certo senso il terreno come dire è abbastanza praticato, no? Ci sono state tante pubblicazioni, ma ciò non di meno continuiamo, diciamo, ad aggiungere dei piccoli tasselli, no? E un po' a partire dalle cose che ho sentito mi ero appuntata tre punti. Il primo è stato richiamato più volte, no? Fare urbanistica come un mestiere. Piccinato e Astengo sono naturalmente, diciamo, straordinari, no? Animatori del dibattito culturale e intellettuale, ma sono anche dei professionisti, no? C'è questa dimensione proprio dell'esercitare il mestiere che è interessante. Qui mi riferisco naturalmente poi soprattutto alla figura di Piccinato, no? E io ho come l'impressione che in fondo abbiamo in questi anni scritto tante cose, no? sui temi che sono al centro della concezione urbanistica di Piccinato, il suo modo di fare il piano, le provenienze del suo costruire un sapere, molto interessante questo affondo che Attilio Belli faceva, no? La rilettura di Karl Mannheim. Ne viene fuori un po', diciamo, la figura di questo urbanista un po' medico, un po' giudice, insomma tante cose sono state scritte su questo e sicuramente le ritroveremo, ne sono certa, nel libro di Attilio, però credo che rimanga ancora un po' da capire proprio diciamo, la struttura dello studio professionale. E allora le testimonianze vostre, diciamo, che l'hanno conosciuto sono credo molto preziose, no? Proprio, diciamo, l'organizzazione del lavoro, il modo con cui entrava in relazione con le amministrazioni. Credo che, insomma, gli studi che abbiamo fatto si sono costruiti molto di più sui testi di Piccinato che non su, per esempio, la dimensione propriamente professionale, perché in fondo la domanda rimane, no? Come fa a fare tutti questi piani, tutti questi progetti, no? Qual è proprio la struttura organizzativa dentro lo studio? Uno studio che si è occupato di urbanistica, di architettura, di progettazione urbana in Italia e fuori d'Italia per 50 anni, no? Una mole straordinaria di lavori. Allora, continuiamo a dirci, diciamo, inventa la professione dell'urbanista, ma forse dobbiamo provare a capire davvero come cambia poi la professione dell'urbanista, no, in quei 50 anni, perché cambia e cambia naturalmente moltissimo.
Naturalmente ci sono tanti aspetti qua dentro, no? Il rapporto con i collaboratori. Qualcosa si è detto, qualcosa è stato scritto in questi anni, in mente qualche appunto di Giorgio Piccinato, no? Che ne racconta di un rapporto un po', diciamo, collaboratore-discepolo, no? E probabilmente era così coi più giovani, ma ha avuto anche dei collaboratori poi con dei profili molto robusti, no? Molto autonomi, che probabilmente hanno portato avanti molti dei lavori, no? E quindi, diciamo, capire i modi, per esempio, della delega ad altri, o i modi di un protagonismo un po' autoriale, credo che possa essere ancora da studiare. E naturalmente dentro un sistema di gerarchie, dentro gli studi professionali, ma è interessante, e è stato detto un po' anche questo, no? Lo richiamava molto bene Dolcetta prima, no? Questa rappresentazione del quartetto, cioè il rapporto, diciamo, con i colleghi, il rapporto tra i pari, dentro lo IUAV sicuramente, no? Che è stato studiato un po'. Però, non so, io ho in mente per esempio anche il piano di Siena, che Piccinato fa intorno alla metà degli anni 50, potremmo dire uno dei piani più piccinatiani, no? Nel senso che è cristallino da un certo punto di vista, ma è un piano che fa insieme a Piero Bottoni, no? E se si guarda l'archivio Bottoni a Milano ci sono tracce di quell'esperienza, no? Ha giocato un ruolo probabilmente importante, no? Allora capire un po' anche queste relazioni credo sia importante. E così il ruolo all'interno delle amministrazioni, quanto riusciva a praticare i luoghi su cui faceva i piani, no? La domanda è apparentemente molto banale, ma io credo debba andare un po' oltre l'aneddotica, no? Arrivava, andava sul campanile, guardava, prendeva contatto della situazione e poi da lì un po' scaturiva il piano, no? E così come tutta la questione delle commesse all'estero, evidentemente, no? Che sono un altro straordinario pezzo della sua attività. E qui mi riferisco magari non tanto ai piani in Argentina, che sono più studiati, ma tutto il periodo in cui lavora in Medio Oriente, in cui lavora in Turchia, in cui, diciamo, lo studio internazionale probabilmente è un pezzo di storia un po' da ricostruire, no? E in un certo senso come un po' la sensazione che si debba un po', diciamo, estendere temporalmente e geograficamente la biografia di Piccinato, no? Noi siamo un po' abituati a considerarlo, diciamo, il primo urbanista, e a considerarlo poi, diciamo, l'urbanista felice, no? Secondo la definizione di Secchi, no? Urbanista eroe negli anni 50-60, ma poi c'è tutta una fetta della sua attività che sicuramente ha un'influenza meno cruciale, no? Nella comunità scientifica, ma che forse comunque merita di essere un po' studiata, no? In un certo senso anche la sua perdita di centralità è interessante, no? Perché è la perdita di centralità del maestro dell'urbanistica italiana, no? Quindi questo, diciamo, un po' un primo tema, no? Come appunto ci sia ancora da capire proprio i meccanismi di produzione dentro lo studio, dentro la professione. Un secondo punto che secondo me è interessante e credo che meriterebbe, no, di essere trattato riguarda un aspetto in parte legato proprio alla produzione dei disegni, e con l'archivio sistemato, in parte sistemato, questo è probabilmente un lavoro che si può fare, no? E qui intendo proprio anche come cambia il modo di disegnare, no? Dalle prime grandi tavole acquarellate a modalità poi di riproduzione del disegno, no? E anche qui credo che appunto le cose che abbiamo scritto si siano basate sul racconto della relazione di piano, quella relazione molto cristallina e quasi paradigmatica, no? che conosciamo, e molto meno sulla produzione dei disegni. E su cui c'è naturalmente un'altra questione, no? Perché in fondo anche un po', diciamo, sfogliando i materiali, seppure virtualmente, dell'archivio per come è stato sistemato, ci sono moltissimi
disegni che raccontano la produzione architettonica e la produzione di progetti urbani, di quartieri, di lottizzazioni, tantissimi, cosa che mi ha anche un po' sorpreso, diciamo, e dove naturalmente c'è tutta una, la possibilità anche di ricostruire, no, le tante versioni, il tanto lavorio che c'è dietro quei progetti, mentre un po' inevitabilmente, forse per la natura del disegno del piano, quando noi studiamo il piano abbiamo la tavola della zonizzazione, no? Abbiamo un disegno tendenzialmente e difficilmente riusciamo a ricostruire, no, quel processo che porta a quella immagine, no? E diverso forse il ruolo che ha invece il disegno analitico, no? Il disegno, lo schizzo, la presa di contatto con la città su cui Piccinato non si trovava a studiare. Insomma, credo che ci sia un po' una riflessione che si può fare proprio sui documenti di disegno che ci sono in archivio e in un certo senso anche sui disegni che non ci sono, no? Perché la produzione del disegno del piano è probabilmente anche un po' una storia di disegni rimossi, no? Di cancellazioni, di selezione di immagini, proprio per la natura formalizzata che ha il disegno, no? E però appunto negli archivi poi è interessante vedere cosa c'è, ma anche cosa non c'è, ci insegna qualche cosa, no? E quindi mi sembra che anche quello possa essere appunto un tema interessante. Il libro che era stato a suo tempo un po' inaugurale di Patrizia Gabellini sul disegno, credo che ora con archivi sistemati sia di Piccinato sia con il ricchissimo materiale che c'è su Astengo possa essere ripreso. Se ho ancora un minuto, c'era un altro punto molto rapidamente che mi sembrava interessante, è stato forse richiamato prima, la divulgazione. No? Piccinato era assolutamente, come dire, sempre lavorato su questa questione, no? Di diffondere la coscienza urbanistica, no? Ogni città ha l'urbanistica che si merita, no? Ogni società ha l'urbanistica che si merita. E qui c'è tutta la questione che peraltro Attilio e Gemma nel loro libro di qualche anno fa sul mondo, per esempio, molto interessante, avevano un po' trattato del ruolo che hanno anche riviste non specialistiche, no? E Piccinato un po' ne intercetta alcune, no? Scrive sulla rivista Ulisse per qualche tempo, che è questa rivista, diciamo, che ha proprio un'impronta di natura divulgativa. Credo che il legame fosse con Bruno Zevi. E scrive su questo settimanale che si Italia Domani, testi semplici, molto semplici, ma molto appartenenti, diciamo, anche nella loro semplicità, alla sua missione, no? E forse quindi anche queste reti, questi modi un po' laterali, diciamo, di costruire la disciplina, credo che possano essere ancora un po' approfonditi, no? E su questo credo che appunto anche il contributo prezioso di persone che l'hanno conosciuto e che sono entrate in contatto sia davvero importante. Forse mi fermo qui e vi ringrazio, leggerò sicuramente con molto piacere il libro di Attilio Belli e mi fermo e semmai se c'è un secondo giro. Grazie Chiara, soprattutto grazie. Per la chiarezza e per aver ricordato alcuni passaggi, per esempio di Piccinato su questo articolo su riviste divulgative, ma anche Astengo ne fa alcuni. E Giulio? Il microfono, devi accendere il microfono. Eccomi, acceso. Dunque, allora, i soliti ringraziamenti che però, come al solito, molto sinceramente sono sentiti a Giuseppe e poi a tutti voi che mi avete preceduto. Sono un po' in difficoltà perché per preparare questa cosa, questo breve intervento come di Scassant, alla fine mi sono ritrovato a scrivere 5 pagine di appunti molto fitti.
E quindi, come al solito, uno pensa di avere il tempo a disposizione, poi ci lavora e l'affare si ingrossa sempre di più e non è facile portare a sintesi il tutto. Io volevo utilizzare il confronto Astengo Piccinato per poi soffermarmi su alcuni aspetti della figura di Astengo. Dico subito la mia, non è un'ipotesi, è una forma di modo di interpretare il loro lavoro, tenendo conto che Piccinato si forma in un determinato periodo, che è quello degli anni 20 e 30, con tutte le implicazioni di questa formazione, anche perché gli anni 20 non sono gli anni 30, all'interno degli anni 20, così come degli anni 30, persistono talvolta e si muovono molti fermenti. Io credo che, per dire questo, mentre Astengo invece si forma nei tardi anni 30 ed è molto attivo all'inizio degli anni 40, cioè scrive degli articoli molto importanti su architettura italiana che direi purtroppo dura poco, che è una rivista del gruppo editoriale Domus, che ha come direttore Pifferi, che poi sarà anche amico di Astengo, perché farà la prefazione del suo libro su agricoltura, eccetera. E quindi si forma in un momento molto delicato, che riassumerò poi brevemente. Questo per dire che Astengo è uno dei principali, forse direi anche data l'età, il più importante fra i traghettatori dell'urbanistica italiana dal periodo del fascismo, in particolare del tardo fascismo, alla, chiamiamola, democrazia, con tutti i limiti che ha la democrazia italiana di quegli anni. Poi vedremo perché. Piccinato direi non è minimamente interessato a un'operazione di questo genere, cioè non è minimamente interessato a un'operazione che per Astengo è carica di impegno morale, politico e che contemporaneamente è un'opera di rilegittimazione per la ricostruzione democratica di una disciplina che si è consolidata in un milieu che è quello del corporativismo e degli ultimi anni del corporativismo. Quindi anche un'operazione drammatica che secondo me Piccinato non avverte, nel senso che Piccinato non ha bisogno di affidarsi a un impegno di questa natura, di questa portata, perché si affida, forse per natura, per formazione, per tipo di consapevolezza, per il rapporto che intrattiene in fondo con il mondo, si affida come una sorta di certezza inossidabile che lui pone nei confronti di quel binomio arte-scienza attraverso il quale negli anni 20 e poi negli anni 30 si sviluppa la riflessione disciplinare, come sintesi appunto di arte e scienza. Allora, io ho l'impressione che Piccinato abbia molta fiducia nella capacità del mestiere, di un mestiere che non solo si è consolidato attraverso esperienze e successi, fra l'altro da un punto di vista corporativo, mettendo in ombra tutta una serie di altre culture competitive nel campo della formazione del sapere del progetto della città. Una formula che consente di assorbire competenze di altre professioni, di altre culture, all'interno di un obiettivo specifico e caratterizzante, cioè il piano come disegno della forma urbis. È in quella sintesi che la cultura dell'architetto urbanista fonda il primato del suo sapere rispetto a quello semplicemente dell'architetto piuttosto che dell'economista, del sociologo, metteteci tutti i saperi che poi entrano progressivamente nel sapere disciplinare.
E quindi in questa sintesi, che può, come dire, arricchirsi, procedere, in qualche modo è indenne rispetto ai casi della storia. Allora, per Astengo la questione credo che sia molto diversa. Allora, rilegittimazione, torno sulla questione, vuol dire rilegittimazione, come dicevo, di un sapere che si è costruito nella cornice del corporativismo e soprattutto degli ultimi anni 30. E quindi all'interno della vocazione, non solo della vocazione, ma anche di un'azione concreta di tipo planista del fascismo. Basta ricordare tutte le leggi che vengono fatte, non solo le leggi, anche in parte le applicazioni, nel campo del controllo della mobilità della popolazione, nel campo della bonifica, nel campo dei lavori pubblici, del risanamento dei centri rurali, della localizzazione e rilocalizzazione dell'apparato produttivo industriale, anche con delle prospettive di riequilibrio delle grandi differenze fra nord e sud e quindi degli squilibri territoriali e di settore, per una serie di ragioni che qui tralascio. Allora, questa urbanistica che si forma nei tardi anni 30, nei secondi anni 30, è legittimata, ad esempio, dallo stesso Bottai, come una scienza politica, come una forma della politica. È legittimata come una scienza sociale, come una scienza del popolamento. Quindi che il controllo complessivo della distribuzione dei fattori produttivi della popolazione all'interno del territorio della nazione, che ovviamente deve essere una nazione solidale. Non è un poca cosa. Cosa significa questo? Uno, un coinvolgimento dell'urbanistica nei programmi del fascismo. Due, significa un parziale discostamento, non irrilevante peraltro, dalla formula arte-scienza. Significa appunto portare questo sapere che si va costituendo nel campo delle scienze sociali, nel campo direttamente della politica. Quindi un'operazione molto importante di legittimazione di quel sapere, che però presuppone una contaminazione, no? Perché stiamo parlando di una relazione fra un sapere disciplinare che si forma e un contesto politico, sociale, ideologico di un certo tipo. Allora, Astengo è importante perché coglie questo problema, se lo pone, e quel saggio del 47, anticipato dai lavori sempre che hanno a che fare con Torino, eccetera, sono un'operazione, se volete anche per certi versi, un po' faticosa, non dico equivoca, ma comunque appesantita, no? dal peso della storia precedente e dal dramma 43-45, di garantire che quel sapere, che ha anche dato una buona prova di sé, possa essere fungibile agli obiettivi della ricostruzione di una società democratica. Allora, tutto il dibattito sul piano regionale, che era centrale in quell'urbanistica dei tardi anni 30, Pifferi scrive che il PTC è il fuoco di tutto, e si lamenta che il PTC non sia obbligatorio, ma nella versione finale della legge del 42 sia stato reso opzionale, facoltativo. E lì dice crolla tutto l'impianto. Allora, l'operazione di Astengo è riportare tutta questa centralità, questo pacchetto disciplinare in quella dimensione. La fatica dove sta? È che devi rimuovere il fascismo e una certa commistione con il fascismo. Cioè devi dimostrare che l'urbanistica di per sé è una disciplina metastorica, cioè che il fascismo è stato un accidente, che eventualmente tutti hanno preso qualche cantonata, chi più chi meno, ma quel sapere c'è. Quel sapere c'è e deve impegnarsi. Allora, e qui concludo perché mi sto dilungando, ma volevo concentrarmi su questo aspetto. Il saggio del 47 è la conferma di questo processo. Arte e scienza non basta più. L'arte, l'intuizione, chiamatela come volete, deve essere argomentata, deve essere
consolidata, deve approssimarsi alla conoscenza della realtà e, fra virgolette, di una certa verità. Le decisioni devono essere appunto frutto di una solida conoscenza. Questa solida conoscenza a sua volta irrobustisce il nesso conoscenza-azione, che è peculiare, diciamo consustanziale alla natura e al destino dell'urbanistica. Allora, in questo Astengo compie una grande operazione per quanto giovane. Allora, il problema, e chiudo veramente, è che tutta questa disciplina potrebbe trovare applicazione all'interno della cornice di una democrazia pianificata. E la realtà non è, come sappiamo, quella. La democrazia è compressa, la democrazia è senza alternanza, è guidata, quindi eterodiretta. La società non vuole saperne di piano, con tutti i difetti che si porta presso. Qui mi dispiace, ma mi sembra che i tempi non consentano di mettere in evidenza i pecchi e i limiti dei partiti, a cominciare da quelli della sinistra, il rifiuto, ad esempio, del riformismo, no? Una sorta di timbro che tende ad escludere il riformismo, su cui invece Astengo lavorerà molto, e che è la chiave di volta che consente poi nel 1960, 61, 62, 63 fino al 64 di rimettere in circolazione un'urbanistica che si era affidata originariamente alla politica, cioè si era candidata come braccio operativo della politica, che non trova più questa possibilità negli anni della ricostruzione del centrismo e che la ritrova rilanciata in una chiave certamente di ricerca di una vera democrazia. Quindi tornano in campo i temi della regione, l'autonomia, il comprensori, il dibattito sulla città-regione come focolai, no? Di costruzione dell'autodeterminazione, come rilancio della castrazione dell'idea della comunità olivettiana, quindi del principio di autodeterminazione, che doveva costruire una nuova rappresentanza politica, eccetera, eccetera. Fino e poi potremo venire avanti. Grazie. Grazie Giulio, davvero interessante. Io posso solamente dire che penso di essere uno dei pochi che ha letto tutti i dibattiti nei consigli direttivi dell'INO, perché ho dovuto organizzare l'archivio, e nel periodo 48-49, quando si decise proprio le competenze anche e di chi fa cosa, viene più volte ripreso questo dibattito da Astengo, sostenuto anche da Nello Rinacco e da Olivetti, soprattutto a seguito di quel congresso del 48, e affidano proprio a Giovanni Astengo il 49 di fare una proposta completa di una nuova rivista. Lui il programma lo presenta sul numero, mi sembra sul numero 6 del 1949, dell'ultima rivista, che era poi un foglietto e tutto quanto sul sito, e ripropone esattamente il nuovo lavoro sul nuovo numero, su una rivista che in un certo qual modo abbia a che fare molto con le etiche politiche, soprattutto con un momento di riformismo. E ci ritrovo molto delle tue indicazioni. Se solo andassimo a prendere il dibattito che non avete citato, ovviamente, perché magari lo avete solamente incrociato, dell'INU, l'INU diventa una fucina di questo argomento. Ecco perché probabilmente è molto solido in quel periodo, riesce a vivere ancora ora nonostante le peripezie. Vi dico solamente una cosa che può essere banale, ma insomma una piccola spia: l'INU non ha una sede ancora ora, perché si era deciso di non avere nulla a che fare con la rendita fondiaria urbana, e quindi la sede doveva essere in un certo modo regalata da qualcuno, e invece poi non lo è stato solamente in parte, perché abbiamo sempre pagato l'affitto, e abbiamo pagato affitti anche consistenti. Io anche da segretario
appena ho avuto l'incarico, mi è stato detto dal direttore della banca dove avevamo il conto, dice, ma dottor De Luca, ma perché non vi comprate una casa con questo affitto che pagavate? Noi abbiamo pagato un affitto tipo 6 milioni di euro, in piazza, 6 milioni di lire in piazza Farnese per 15 anni, ed era, e invece ecco, è prevalso sempre questa sorta di distacco che sta alla base del mantenimento in vita di questo istituto per questi per 90 anni. Comunque ve ne ringrazio. Vi chiedo ad Attilio e a Bruno se vogliono rispondere o interloquire con Chiara, Giulio e Leonardo, velocemente ovviamente. Devi accendere il microfono, Attilio. No, non questo di qua, quello del video. C'è bisogno di Gemma. Grazie Gemma, sei meravigliosa. Perfetto. Mi sentite? Sì. No, vabbè, io direi che l'incontro merita una prosecuzione programmata, voglio dire, nel senso che a me stesso voglio l'invito di che mi ha fatto Giuseppe. Non mi era sufficientemente, non l'avevo sufficientemente percepito nell'ottica di un esplicito programmato confronto Piccinato-Astengo. E voglio dire, questa cosa meriterebbe una, diciamo, costruzione programmata bene, forse a partire dallo strumento che indicava Bruno di un blog, che in questa fase ancora di diciamo, lockdown, voglio dire, può preparare poi una fase successiva nella quale, voglio dire, incontrandoci e ritornando a forme consuete di dialogo, possa trovare una prosecuzione. Quindi, voglio dire, io non aggiungo nulla alle cose che sono state dette. Penso appunto che anche a valle poi dell'uscita del libro, in cui, diciamo, la lettura del contributo che abbiamo dato io e Gemma, voglio dire, si possa proseguire raccogliendo i numerosi stimoli che sono venuti, in particolare quest'ultimo di Giulio, è pieno, diciamo, di implicazioni alle quali non si può dare, diciamo, una risposta immediata, ma sicuramente meritano la costruzione di un approfondimento e di una ricerca. Vi ringrazio. Grazie, lo riporterò sicuramente agli organi dirigenti dell'INO. Ora noi stiamo anche organizzando delle letture inizio mercoledì di ogni mese in webinar, magari potrebbe essere quello un'occasione, ma questa del blog spero di poterla mettere in piedi velocemente. Penso non solamente su questo seminario di oggi, ma anche sugli altri. Bruno? Sempre il microfono. Ah, Giulio va via, ti ringrazio. No? Bruno non si sente, hai bisogno... No, perché è comparsa una mascherina che mi ha consentito di cliccare e basta, perfetto. Volevo dire due cose. Non si può fare, per così dire, dello psicologismo, ma Astengo è molto diverso come formazione, come carattere, diciamo. La formazione ne ha già parlato, ha già accennato Giulio, ma Astengo è una persona, diciamo, con una sua formazione, figlio di una cultura industriale, sono stato davvero in industria, ha fatto tutte le scuole all'istituto sociale retto dai gesuiti, era uno studente che ha anticipato di 2 anni l'arrivo all'università, voglio dire, e aveva un senso del caricarsi dei doveri che era ineliminabile, cioè di fatto segna tutte le sue scelte. Era un sansimoniano,
un sansimoniano. E lo dico perché una frase che lui ripete tre volte, una volta nel 48 scrivendo il piano su Torino, un'altra volta lo scrive nella voce urbanistica dell'Enciclopedia Universale dell'Arte e una volta lo chiude quando sta scrivendo le sue memorie. È un sansimoniano, come ho scoperto anche Garibaldi, per le stesse ragioni, si è sentito in dovere di andare a fare le guerre dappertutto perché era diventato sansimoniano. Vabbè, quindi bisognerebbe anche avere che qualcuno curasse un momento l'aspetto, perché ci sono dei fatti che si spiegano esclusivamente con la struttura profonda, etica e così via, delle persone. La seconda è solo per notare che nell'immediato dopoguerra, nel 48 eccetera, si sono fatti, e Astengo e con Olivetti e tutta la, diciamo, la scuola piemontese, chiamiamola così, si è fatta imbrogliare dalla Costituzione, che aveva stabilito che l'anno dopo si sarebbero dovute istituire le regioni. E quindi, ma non facoltativamente, era previsto che si dovessero istituire, mi pare il primo giorno, il primo del 49, il primo gennaio del 49. E tutta l'energia, il lavoro, eccetera, che era esattamente quello cui lui in quel momento pensavano sul problema dell'articolazione territoriale, delle differenze, non era un problema di separazione o altro, ma di interpretazione, di legittimazione delle scelte da parte delle società locali e così via, è andato perduto. E tutto il lavoro che si vede fino al 55-56, quando si capisce benissimo che non sarebbe successo, dopo verranno fatte in un modo diverso e ormai stremate nel 1970 le istituzioni, ma sostanzialmente è stato un vero e proprio tranello, diciamo, no? Indirizzare tutte le energie. L'INU ha fatto convegni a Venezia su questo punto, eccetera, sulla dimensione regionale, sulla pianificazione regionale, e tutte queste energie sono state spese in una direzione che poi non ha avuto la possibilità di esplicarsi complessivamente. Però questa era la questione, diciamo, dei primi anni. Ecco, e dopo evidentemente hanno dovuto aggiustare a un diverso profilo, diciamo, dell'assetto del potere, che è quello nuovamente centrale, nuovamente centralizzato, in una forma apparentemente, anzi, diversa, apparentemente diversa, ma non meno perentoria, non meno pervasiva, non meno, diciamo, capace di interdire e consentire, insomma, sostanzialmente l'Italia del dopoguerra degli anni 40 e 50. Ecco. E in questa trappola sono caduti, pur essendo centrati, avendo speso energie inenarrabili. In questo, obiettivamente, Piccinato ha continuato a fare il suo straordinario lavoro. Volevo chiarire a Chiara Merlini, moltissimo del lavoro di Piccinato era fatto da Luigi Piccinato in persona. Non aveva un grandioso studio, eccetera, e devo dire però sempre con totale coscienza, cioè si recava nel posto, capiva tutto. Io l'ho descritto in un certo articolo, se vuoi dargli un'occhiata. Ecco, e semplicemente alla fine lui concludeva il piano di una struttura di cui aveva capito veramente tutto quello che gli serviva per fare il piano, da solo, a partire da pochissimi studi storici, se riusciva a prenderli, ma non erano assolutamente indispensabili, dalle cartografie e dal muoversi dentro. Diceva, quando hai finito di girare, quando è che hai finito di girare? Quando non hai più bisogno di farlo, perché guardando le carte l'ologramma della città ti si dispiega subito, e quindi non hai bisogno di andare nemmeno a verificarlo, perché hai, per così dire, incorporato integralmente l'immagine della città, con tutti i suoi segni minuti, con tutti gli accenni, con tutti i residui storici. Lui naturalmente aveva una cultura straordinaria ed era il suo talento era questo. Dopodiché trasformare questo con la forza creatrice che gli riconosce sempre Giovanni Astengo, che lo rende inattaccabile nella sua memoria, nella sua stima, no? Lo trasformava in un piano. E il piano era la bozza disegnata direttamente e personalmente
da Piccinato e colorata da Piccinato, che era la bozza del piano. Io quando sono arrivato a Pisa, il mio primo lavoro, il mio grande fondamentale scuola scuola di specializzazione, chiamavano master, non so, stratosferico, mi ha consegnato la bozza di piano. E noi siamo stati un anno e mezzo nell'ufficio del piano, interno all'amministrazione comunale, a disegnarlo, cercare di capire, eccetera, ogni tanto cercando di consultarlo, ma non era così facile. Per fortuna veniva, perché c'erano alcune incombenze, alcuni incontri, eccetera, di cui potrei raccontare negli aneddoti che chiedeva di fare a Tiglio. Ci sono degli aneddoti straordinari, ve lo dico solo uno per chiudere da parte mia. Lui aveva, appunto, sapeva il tedesco e sapeva anche che tutti gli altri non lo sapevano, no? Quando doveva confutare un aggressivo, diciamo, un petulante aggressivo, qualcuno che gli contestava qualcosa, diceva: ah, ma lei non ha letto, e metteva giù un titolo di un libro in tedesco, naturalmente, no? Ma non nell'edizione di Lipsia, ma in quella di Dresda, sappia che quello che sta dicendo è totalmente sbagliato. E naturalmente non esisteva né il libro, nelle due edizioni altro, ma questa faceva parte della sua straordinaria presenza, che dire, si divertiva anche a farla, non lo dava a vedere, cioè otteneva il risultato, però diciamo era questo, insomma. Senza malizia, aveva ragione. Ciao, grazie Bruno. Comunque la trappola della Costituzione è iniziata ancora prima della discussione, perché due rappresentanti dell'INU che erano eletti nell'ambito dell'aula per la scrittura del testo non furono eletti nel gruppo del 75, per una fortissima opposizione dei democristiani, perché dicevano che questi sarebbero stati, erano molto vicini ai comunisti non dialogativi, e difatti nell'ambito del gruppo del 75 di urbanistica non se ne è discusso affatto. Durò la discussione sull'urbanistica qualcosa come 12 minuti, sbagliando anche le cose, invece su altri termini, per esempio mercati o per esempio aziende, le cose furono molto molto più lunghe. Penso anche che siano diverse le questioni. Quindi è una trappola che è iniziata lì. Bene. Se non c'è altro indicazione. Grazie Giuseppe intanto. Grazie, vi ringrazio davvero voi. Straordinario. Siamo stati efficienti, soprattutto nei tempi. Farò di tutto perché il blog sia aperto. Ne parlo con la coordinatrice di questi eventi, che è la Patrizia Gabellini, che vi ringrazia, col presidente dell'INU, che è Michele Tali, e segretario Mimmo Moccia, e vediamo un po'. Poi c'è tutta quanta. Giulio fa parte di questo gruppo di lavoro legato al 90esimo, ne parliamo anche all'interno di questo gruppo, vediamo se riusciamo poi a compattare il tutto. Vi chiedo proprio di leggere il libro di Attilio quando uscirà, e di magari confrontarlo con quello di Bruno. Così io lo compro, Attilio, io lo compro, una cosa, poi te la rimando, magari la dedichi. Mangiamo, magari costruiamo. Per riprendere. Costruiamo questo secondo evento in maniera più consapevole e più intrigante. Vi ringrazio davvero molto e grazie per aver partecipato. Grazie a tutti. Grazie mille. Abbraccio. Un saluto e spero a presto con tutti quanti. Grazie. Ciao. Abbraccio a tutti. Ciao. Ciao, ciao. Ciao ragazzi. Grazie. 3 minuti abbiamo sfiorato.